abbiamo in qualche modo costretto il governo a leggere la Costituzione, è triste dirlo ma è così. Hanno sbattuto il muso contro la Costituzione perché dal primo giorno noi abbiamo affermato con forza che non esistesse nessun accordo fino a che non fosse portato proprio al Parlamento, dove la Costituzione prevede il passaggio e la ratifica. Insomma, ci tenevo a passare a portarvi un saluto perché stiamo contestando duramente anche il merito naturalmente di questo accordo, che continuiamo a sostenere si ponga in violazione col diritto internazionale e anche col diritto costituzionale, che afferma chiaramente che lo straniero ha diritto di chiedere l'asilo nel territorio della Repubblica. Quindi grazie e andiamo avanti, perché appunto oggi intanto abbiamo riaffermato le prerogative del Parlamento, ma adesso la battaglia di merito la dobbiamo fare proprio lì. Grazie.